E allora il 2012 non si annuncia certo come un anno facile. Per fortuna però ci sono anche realtà produttive che vanno controcorrente, trainano l'export e riescono anche a battere la concorrenza di francesi e tedeschi. Sentiamo Luigi Monfredi. Lo scenario globale per l'economia italiana è di recessione almeno per il 2012. Più di 100 le vertenze aziendali aperte che interessano almeno 130.000 lavoratori, ma in un contesto difficile e problematico esistono e resistono realtà produttive soprattutto nel settore metalmeccanico che trainano l'export nel 2011 tornato ai livelli del 2008. Realtà che sanno competere e vincere anche contro i concorrenti diretti, francesi e tedeschi in testa. In tutta Italia queste realtà leader nel mondo sono almeno 250. Nella costruzione di barre stabilizzatrici per auto e furgoni, ma anche delle molle per gli ammortizzatori oppure dei filtri motori, per esempio, il tricolore svetta, preceduto nel mondo solo dai giapponesi. Questa è solo una delle 44 fabbriche dello stesso gruppo italiano che operano in tutto il mondo e Assetti Motorinese è quello che costruisce e finisce sotto le scocche dei principali marchi automobilistici mondiali. Da questa fabbrica ogni anno escono 4 milioni di pezzi, sono barre stabilizzatrici, sono molle per gli ammortizzatori e tutto comincia da qui, da questi tondini d'acciaio. Tedeschi battuti in casa loro ma anche da noi, dove per la nuova Panda non saranno più fornitori. In Francia il problema si è risolto con l'acquisizione del diretto concorrente. Niente male, come prova di forza. Si riesce a battere la concorrenza con le armi della qualità di prodotto, che nell'automotive è un must, con la capacità di innovazione del prodotto e con una giusta competitività. Qui già da 2 anni di fatto viene applicato il contratto legato alla produttività. Turismo, una capitale europea mette a segno numeri record nel 2011. Scopriamo quale con il corrispondente Fabio Cappelli.